e grazie a Pat Metheny e alla sua band per la splendida musica che ci stanno proponendo in questi giorni. Grazie veramente. Allora, prima di ascoltare una delle composizioni più significative di Pat Metheny, First Circle, due domande. Il nome di Pat Metheny è stato legato ed è legato molto spesso a nomi importanti della musica, nomi carismatici come Ornette Coleman, Charlie Haden, Joni Mitchell, David Bowie, Milton Nascimento. Artisti molto importanti, però artisti che provengono da differenti estrazioni musicali. Come nascono queste collaborazioni? Perché? Il perché di queste collaborazioni? Io ho avuto molta fortuna prima di tutto per incontrare questi grandi colleghi, questi musicisti. Noi ci incontriamo, troviamo anche una certa affinità musicale, interessi musicali, e poi da questo scaturisce un'idea. Alcuni dei nomi che tu hai letti sono anche se degli eroi miei da quando ero piccolino, anch'io. E io quindi sono molto eccitato da suonare con loro, quindi sono dei sogni per me. Grazie, quindi un musicista aperto a tutte le collaborazioni, a diversi tipi di musica, ecco, è in un panorama musicale fatto di immagini, tese però di solito a favorire operazioni commerciali piuttosto che contenuti artistici. Come gestisci la tua immagine e l'immagine del tuo gruppo? Guarda, francamente, noi piace tutto la musica. La musica che ci piace è una manifestazione del nostro modo di pensare, di sentire, anche se noi cerchiamo di mantenere degli orizzonti aperti, perché noi siamo dei jazzisti, quindi noi cerchiamo quindi di improvvisare, quindi traiamo delle ispirazioni da molte fonti. E come noi poi possiamo entrare nella scena musicale generale è veramente un mistero. Veramente noi stavamo parlando così, è strano per noi trovarci in una situazione come questa, cioè il tipo di musica che piace a noi, e noi veramente siamo molto onorati di essere stati chiamati qui, invitati qui da voi, perché è difficile per noi. Grazie. Un'ultima domanda. Il tuo ultimo lavoro discografico, che personalmente trovo uno dei lavori più interessanti degli ultimi anni musicalmente, grazie per questo. Ecco, il tuo ultimo lavoro, Still Life Talking, ci fa viaggiare dal fascino sudamericano al Nord America dei pionieri. Ecco, nel futuro queste differenti ispirazioni dove porteranno la musica di Pat Metheny? Guarda, è talmente diverso da tutto ciò che io avevo immaginato, avevamo immaginato. Cioè, tutte le influenze, sì, senz'altro, c'è l'America Latina, c'è il jazz, tutte queste varie influenze. Però io voglio suonare la musica che sento dentro. È una manifestazione naturale di ciò che sento io dentro, ciò che vorrei fare, e anche tutti i miei compagni, chiaramente. Quello che loro vogliono fare anche. E quindi è semplicemente una questione di metterci assieme e di produrre, generare dei nuovi suoni. È una cosa abbastanza informale. Allora, ragazzi, siete tutti pronti? Avete voglia di splendida musica? Pat Metheny Group, First Circle, Pat Metheny Group.
Bardot. E... Pat Metheny dal vivo a Doc. Sì, è musica veramente a denominazione di origine controllata. Sì, e mentre...